Host 2017, Oreca TV ha il piacere di presentarvi Luciano Pensante. Buongiorno Luciano. Quando è che c'è? Un po' che non ci vediamo. Sono esattamente 16 mesi dal momento in cui hai festeggiato i tuoi 80 anni e i 60 anni nella distribuzione automatica. Io non ho sentito la tua mancanza, penso. Ecco, io invece sì. Ho detto chissà Luciano se c'è a Host 2017. Sono venuto per te. Grazie. Bene, allora questo signore qui, cari amici, è uno dei pilastri della distribuzione automatica, ma soprattutto dei solubili. Ovunque vediate il marchio Ristora c'è una parte di Luciano Pensante. Luciano, cosa presentate qui a Host 2017? Beh, però siamo solo venuti per le capsule, per le forniture ai capsulari, chiamiamolo, a chi produce le capsule. Noi forniamo tutte le materie prime, quelle che servono. Sì, poi abbiamo anche un grosso lavoro in Oreca e quindi siamo qui così a far vedere, a essere presenti. Ma mi hai preso la provvista che devo andare, penso, al cliente che mi sta aspettando, Angelo. E io ti fermo perché nel frattempo ho bisogno di comunicarti che noi abbiamo pensato di ideare un canale mediatico proprio per l'Oreca che si chiama Oreca TV, è questo qui per la quale tu stai facendo un'intervista in questo momento, e che insieme a orecanews.it, il quotidiano di informazione, comunicazione e marketing dedicato al macro mondo dell'Oreca, andrà a informare tutti i professional che sono dall'altra parte. Qual è la vostra offerta Oreca qui a Host 2017? Abbiamo, diciamo, dal latte al cioccolato, al tè, a tutti i prodotti nuovi che ci sono in giro, ai sorbetti e a tante altre cose che adesso non è che ho in mente bene. Parliamo solo di prodotti solubili, insomma, ecco, solo di istantanei. Qual è il futuro dell'Oreca secondo Luciano Pensante, che ha cominciato come rappresentante e come galoppino con la valigia in mano 60 anni fa? Galoppino, hai detto bene. Eh sì, tu correvi, tu ce l'hai raccontato, tu correvi tanto con il brodo Lombardi. Bravo, vedo che ti ricordi. Non è vero che tutto fa brodo, e Lombardi il vero buon brodo. Alla sera, la mattina, tutti dicono Lombardi è buon. Beh, insomma, io la vedo bene perché diciamo che sulla grande distribuzione non ci siamo, però è un mercato difficilissimo e se non hai un sacco di prodotti come dire, da inserire, ti sbattono fuori solo per la differenza di un centesimo. Solo Oreca è diverso un po' perché la gente si abitua ai gusti e quindi poi naturalmente dipende anche dal rappresentante, dalla persona che ti rappresenta e soprattutto dal pacchetto di prodotti che gli puoi dare. Quindi tutte le materie prime, granulari, solubili, diciamo che in Italia forse siamo gli unici che hanno impianti specifici per ogni tipo di prodotto, che va dal cioccolato al tè, al latte istantaneo e a tutti i prodotti poi per tipo tutti i tipi di sorbetti. Adesso poi le capsule incominciano a entrare anche, noi vedi come vedi abbiamo 15 linee, 14 più in arrivo linee di capsule e quindi ci poniamo proprio come fornitori diciamo affidabili. Beh, diciamo che voi siete fortissimi anche con il ginseng. Sì, diciamo che forse siamo il primo o alla pari con un altro come produzione, perché facciamo moltissime private label oltre che le nostre. E quindi poi facciamo i sarti su misura perché avremo 30-40 formule di ginseng che ognuno lo vuole a modo suo e quindi diciamo che ci chiamiamo sarti su misura. Naturalmente non è semplice come dire tenere, però abbiamo tutti gli impianti informatizzati, una volta inserito una formula premi un bottone e ti dà fuori, quindi impossibile da sbagliare nonostante tutte queste vantaggi. Questo per garantire la costanza, certo, della qualità del prodotto. Certo. Luciano, i prodotti vengono, noi abbiamo 14 persone in laboratorio, quindi abbiamo spendato anche una cosa, che sotto il profilo organolettico, non sempre, per esempio, ti arriva una partita di, non so, di aromi,
tu fai le prove con un sacco, certe volte è capitato che in uno stesso lotto ci sia qualcosa che non va, e questo ci ha obbligato a provare un sistema di controllo batch for batch, ma assaggiandole proprio. Quindi naturalmente non è che bevono bicchieri, no? La assaggiano, se c'è qualcosa che non va arrivano, non so, quelli più esperti che vanno a controllare, in modo che possiamo dare sempre una continuità, una certezza di continuità, perché se tu sbagli qualcosa sei out. Luciano, oltre ai tre solubili che caratterizzano la maggior parte della vostra produzione e oltre al ginseng che è presente praticamente quasi in ogni bar per essere somministrato, non è così, perché i bar sono 130.000, se dovrei vendere solo io, invece diciamo che siamo i più grossi produttori. Poi ci sono 30-40 piccoli produttori che hanno segmenti limitati nella loro zona di nicchia, fanno il loro bar, a cui danno il loro caffè, una parte glieli facciamo noi, qualcun altro naturalmente saranno altri, adesso non so bene, ma piccoli produttori, e ognuno si trova poi il suo piccolo posto al sole. Ecco, e oltre appunto a questi tre solubili che fanno parte della gran parte della vostra produzione e al ginseng, qual è la bevanda più di tendenza in questo momento e per il futuro? Bah, noi stiamo sperimentando adesso il matcha. Il matcha però è molto, molto difficile da utilizzare, ma soprattutto da reperire, perché poi di matcha tipo cinese ce n'è un casino. Il matcha giapponese invece, che è il migliore, e ha 3 gradi di qualitativi, e diciamo che c'è un'esportazione molto bassa perché c'è un grosso consumo in Giappone, e per cui bisogna stare attenti con cui ti appoggi, e soprattutto se andiamo a prendere il matcha di prima qualità, che costa parecchio, però per un'elite forse, perché è molto buono, bisogna avvertire anche che potremmo anche restare senza momentaneamente in attesa del nuovo raccolto. Quindi è un prodotto che ha delle caratteristiche veramente inimitabili, direi io, rispetto a tutti gli altri tè. Gli altri tè ha un sacco di qualità, dai polifenoli, adesso non ti dico tutto perché ce n'è una, è antinfiammatorio, fa bene allo stomaco, e tu lo sai che oggi soprattutto le donne, no, vanno in cerca di i prodotti bio, i per tre, senza zucchero, e quindi dobbiamo accontentare tutti e ritorniamo al sarto su misura. Quindi questo è uno, poi c'è anche il chai che potrebbe andare, tenendo conto che abbiamo anche 5 milioni di fra musulmani e altri che sono abituati, e noi abbiamo fatto un buon prodotto, come ti dico, sarà difficile perché non è che lo conosco. Una volta però il ginseng io ho perso un anno perché non ci credevo, invece è diventata la bevanda nazionale, e allora è meglio che cominciamo prima, anche se sarà difficile. Bene, voi siete sempre innovatori, seguite sempre le novità del mercato, cercate dunque di essere di fare da apripista, poi e tutti gli altri vi seguono perché fate trend. Però chi apre la pista è sempre più favorito, no? Cioè poi naturalmente ci sarà, poi dipende dai prodotti, cerchiamo di fare dei prodotti qualitativamente validi, costeranno un po' di più, è molto più difficile venderli, però c'è una ragione. Beh, esatto. Il controllo, la qualità, la costanza e soprattutto la sicurezza con cui il consumatore finale e il professional del caso può andare a utilizzare, somministrare, gustare il prodotto che Ristora Pronto Foods realizza. Anche noi possiamo avere 3-4 tipi per esempio di matcha, no? Che partono dal minore, che sono i tipi non giapponesi, al giapponese, di prima, seconda e terza qualità. Solo che, come ti dico, c'è una raccolta molto, non dico scarsa, c'è la raccolta, però il consumo del matcha in Giappone e anche in Europa da parte sta incrementandosi, e le piantagioni sono quelle, per cui il rischio è che, non avendo uno storico, non è che puoi immagazzinarti la roba per un anno senza sapere che giro può avere, però ci arriveremo, insomma, dai. E allora Luciano Pensante, Deus Ex Machina di Pronto Foods, proprietario del marchio Ristora, qui dinanzi alle telecamere e ai microfoni di HorecaTV.it. Saluta gli amici che sono dall'altra parte. Saluto gli amici che stanno dall'altra parte, non so da quale parte, ma comunque saluto tutti. Sei un grande, Luciano.
Fabio Russo vi lascia perché continua a ricercare altre novità da documentare con telecamera e microfono qui a Host 2017. Ciao Luciano, grazie. Ciao, auguri a tutti. Ciao.